Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di un prodotto che mi ha davvero entusiasmato, un prodotto del marchio EZ-Wiz, questo marchio di cui ho portato tantissimi prodotti qua sul canale perché lo ritengo un marchio davvero valido, col giusto compromesso tra prezzo e qualità. Oggi ragazzi vi porto sul canale lui, il DP2C. Cos'è il DP2C? È uno spioncino smart. Cos'è uno spioncino smart? Praticamente andremo a sostituire lo spioncino classico che si trovano nelle porte di praticamente tutti gli appartamenti con questa versione smart. Quindi andremo a rimuovere lo spioncino classico che abbiamo e andremo ad inserire lui. E ragazzi, è strepitoso. Uno, perché praticamente non c'è niente da fare, non c'è da bucare, non c'è da fare assolutamente niente, perché è solo da rimuovere quello che abbiamo e inserire questo, quindi non c'è da bucare la porta, non c'è da fare niente, se ovviamente abbiamo già uno spioncino. Se invece vogliamo andare ad inserirlo in una porta che non ha lo spioncino, ovviamente dovremo andare a fare un buco, che sarebbe il buco in cui andrebbe inserito il classico spioncino. E lui ragazzi è strepitoso, è composto da due parti, una parte che va montata all'esterno della porta e una parte all'interno della porta. Ma prima di farvi vedere come installarlo e come si utilizza, vi faccio vedere cosa c'è all'interno della confezione. Allora, la confezione ragazzi è questa. Vi dico subito che all'interno non ci sono i due dispositivi, perché ovviamente sono qua fuori perché li ho dovuti testare. Comunque, nella confezione troviamo lui, la parte che va all'esterno della porta, poi troviamo lui, che è il display che va all'interno della porta, poi troviamo questa piccola staffa che va installata all'interno per agganciare il display, ma tra poco vi faccio vedere come, e poi troviamo sempre all'interno della confezione il manuale d'avvio veloce con anche la lingua italiana, poi troviamo il cavo di ricarica, perché comunque lui ha una batteria integrata che dura fino a 3 mesi, poi in base all'utilizzo, in base alle funzioni che gli attiviamo, il tempo può diminuire, però il suo limite massimo di utilizzo è 3 mesi, però calcoliamolo anche 2 mesi, ok, ogni 2 mesi lo attacchiamo nella presa della corrente e lo ricarichiamo, dopodiché per altri 2 mesi siamo sicuramente a posto. E poi ovviamente ancora manuale di istruzioni e poi abbiamo delle viti. Qua abbiamo 6 tipi di viti, adesso qua ne vedete 4 perché le altre 2 sono qua, perché in base allo spessore che ha la nostra porta dovremmo utilizzare le viti adatte, quindi abbiamo la possibilità di scegliere tra 3 misure diverse. Quindi questo è tutto quello che c'è nella confezione, quindi veramente molto semplice, perché come vi ho detto l'installazione è davvero davvero semplice. Quindi adesso vi faccio vedere come installarlo e come configurarlo. Allora, la configurazione possiamo farla anche dopo il montaggio, possiamo farla prima del montaggio, questo è indifferente, io direi di farla dopo il montaggio. Quindi per prima cosa andiamo a montare il tutto e poi configuriamo e lo attiviamo. Allora, per farvi vedere come si monta questo kit, io non ho una porta con lo spioncino perché non vivo in appartamento, e allora ho creato una porta in miniatura. Quindi supponiamo ragazzi che questa sia la porta di casa vostra, questo è il buco in cui era inserito lo spioncino, quindi supponiamo che io abbia rimosso lo spioncino che c'era appunto qua in questo foro, e adesso vado a montare le EZ-Wiz DP2C. Allora, per prima cosa dobbiamo andare a inserire la parte con il campanello e la videocamera, quindi quella che va all'esterno. Qua dietro abbiamo anche il biadesivo 3M, che potete scegliere se utilizzarlo o no, ma non è obbligatorio utilizzarlo. Quindi lui qua davanti, vedete, ha il pulsante del campanello, dopodiché ha la videocamera, perché lui, questo spioncino, è in grado di riprendere anche al buio ovviamente. E poi qua da parte abbiamo il microfono, perché oltre che vedere possiamo direttamente interagire con chi è al di fuori della porta. Ragazzi, è strepitoso come funziona questo spioncino smart della EZ-Wiz. Allora, andiamo ad inserire il cavo nel foro con lo spinotto che poi andrà collegato al display. Vado ad inserire la parte con la videocamera e il primo passaggio è già fatto, cioè ragazzi vedete che in un attimo ho montato la parte che va all'esterno. Dopodiché vado a girare la mia porta, facciamo finta che sono passato dall'altra parte della porta, e bisogna montare questa piccola staffetta che abbiamo all'interno della confezione. Bisogna far passare la spinetta che va collegata poi al monitor,
e a questo punto dovremo solo andare a inserire due viti qua che vanno poi a fissarsi direttamente nel filetto che c'è nella parte che abbiamo inserito nel foro che abbiamo nella porta. Quindi non dobbiamo bucare assolutamente niente. Questi fori qua ci sono se uno vuole fare dei buchi in più, ma non sono necessari, ragazzi, non dovete forare assolutamente nulla. Quindi a questo punto non resta che andare a mettere le due viti, come vi ho detto, per fissare questa staffetta. Quindi vado ad inserire ed avvitare. Perfetto, abbiamo fatto il montaggio della staffa che sosterrà il nostro display. A questo punto, ragazzi, prima di andare a collegare la spinetta qua dietro al display, andiamo ad attivare questo kit DP2C di EZ-Viz. Allora, come al solito, per fare l'attivazione dei prodotti EZ-Viz basta il cellulare e la sua applicazione dedicata che si chiama appunto EZ-Viz, che è compatibile poi con tutti i dispositivi che andrete ad utilizzare nella vostra abitazione di questo marchio. Quindi che siano videocamere di sorveglianza, videocitofoni, cioè tutti questi prodotti si integreranno in questa applicazione, quindi avrete un ecosistema, chiamiamolo così, tutto in un'unica applicazione, ed è fantastico perché con un clic avete davanti a voi tutte le videocamere di sorveglianza, videocitofono, in questo caso anche lo spioncino smart. Quindi, come abbiamo detto, vado ad aprire l'applicazione EZ-Viz, che io ovviamente ho già scaricato perché ho installato praticamente tutto nella mia abitazione con questo marchio. Andremo a cliccare il tasto più in alto a destra e andremo a selezionare spioncini. A questo punto andremo ad inquadrare il QR code che c'è dietro al monitor. Quindi, una volta inquadrato, in automatico vedete dispositivo aggiunto, lui o meglio l'applicazione ha già rilevato il dispositivo. Quindi a questo punto gli andiamo a dire il dispositivo è acceso, in questo caso è spento perché comunque io l'ho già configurato e non lo vado a riconfigurare, ma nel caso lui fosse stato acceso, e per accedere, ragazzi, è semplicissimo, basta tenere premuto il tasto qua sul fianco, vi farà selezionare la vostra rete wifi domestica, inserire la password della vostra rete wifi e a posto, il dispositivo è connesso. Questo, ragazzi, semplicissimo come con tutti i prodotti EZ-Viz. Quindi una volta fatto questo non ci resta che andare a collegare la spinetta qua dietro al display. Tanto è semplicissimo anche questo passaggio, bisogna solo appoggiarla e andare a spingere. Ci sono i segni guida che ci danno appunto la possibilità di non sbagliare, quindi vedete, ok, già fatto. A questo punto vado ad accenderla. Per accenderla c'è il tasto qua sul fianco, basta tenerlo premuto un po'. Poi un'altra cosa che volevo farvi vedere è che questo display ha qua un slot per micro SD. Perché? Perché questo spioncino smart è in grado anche di fare dei rilevamenti di movimento. Quindi, oltre a registrare quando qualcuno ci suonerà al campanello, possiamo andare ad attivare anche la funzione di videosorveglianza, quindi come se fosse una videocamera di videosorveglianza. Ovviamente è una funzione che possiamo attivare o non attivare, ma se l'attiviamo, quando qualcuno si avvicinerà o passerà davanti alla nostra porta, ci arriverà la notifica nello smartphone, nell'orologio, in Alexa, nel caso abbiamo anche Alexa collegata, perché ovviamente questo spioncino smart, come tutti i prodotti EZ-Viz, si integra perfettamente con Alexa. Quindi, allora abbiamo detto, vado ad accenderlo, quindi tengo premuto un po' il tasto laterale, vedete che si è già acceso anche il LED qua sotto, e adesso vado ad agganciarlo. Per agganciarlo è semplicissimo, prima si appoggia sui gancetti superiori, poi si va a spingere finché si sente un clac che ci dice che lui è agganciato. Per andare a sganciarlo basterà cliccare il tasto qua sotto, ecco qua, e lui l'abbiamo sganciato, così che possiamo andare, come vi ho detto all'inizio, a metterlo a ricaricare. Quindi andremo a scollegare la spinetta e lo potremo mettere a ricaricare nella nostra alimentazione classica dove carichiamo lo smartphone, dopodiché lo riagganciamo e per altri due mesi non ci pensiamo più. Quindi lo vado a riagganciare. Perfetto, lui adesso è acceso ed è connesso. Se io vado a cliccare il tastino qua davanti, vedete che ho acceso il display e vedo cosa sta inquadrando la telecamera, in questo caso la mia mano, ok, oltre al drone che c'è qua dietro. Ma se questo fosse spento, perché ovviamente normalmente lui sarà spento, per attivarlo basterà andare a cliccare il tasto qua davanti. Quindi abbiamo detto che questa è la parte che avremo all'esterno della porta, quindi andando a cliccare il simbolo col campanello, che è quello che dovrà fare la gente quando viene a casa vostra, non suonerà più il campanello che abbiamo nel muro, ma dovrà suonare questo. Quindi andando a cliccare qua,
Ok, avete sentito, il suono è anche molto bello. E poi ragazzi, questa è l'altra parte interessante, vedete che sta suonando qua EZ-Vize. Perché sta suonando EZ-Vize? Perché se io vado a cliccare e rispondo alla chiamata EZ-Vize, ovviamente aspettate che adesso sblocco perché c'è il Face ID ovviamente per la sicurezza, va a caricare la schermata di quello che sta inquadrando il videocitofono. Cosa vuol dire? Che io posso rispondere anche da qui, quindi non sono obbligato a rispondere dal display se non sono a casa, quindi posso rispondere anche se non sono in giro, o posso vedere chi sta suonando a casa dei miei genitori, se abbiamo delle persone anziane o se abbiamo a casa magari dei ragazzini giovani, quindi abbiamo lasciato a casa magari i bambini da soli un attimo. Quindi quando qualcuno suona, oltre ovviamente a vederlo nel display, perché adesso vi faccio vedere che comunque adesso qua si è spento perché dopo un po' lui va in pausa perché per il consumo della batteria, però possiamo vedere, e vedete che è arrivata anche la notifica che c'è stato un movimento, perché in questo momento ho impostato anche il rilevamento del soggetto, quindi ha rilevato tutto, quindi ha rilevato che ho suonato, ha rilevato tutto. Comunque stavo dicendo, da qua posso anche rispondere direttamente, quindi posso rispondere e parlare, e chi è al di là della porta mi sente anche se io non sono a casa. Quindi questo, adesso vado a fare rifiuta, e questo ragazzi è sicuramente fantastico. E qua ragazzi vedete che queste sono tutte le videocamere di sorveglianza che ci sono a casa mia, e sono tutte di EZ-Vize. Se io vado a cliccare su spioncino, e qua ho tutti gli eventi di quello che lui ha rilevato durante la giornata, durante la settimana, perché comunque possiamo andare anche indietro nei giorni. E poi se abbiamo inserito una micro SD, sempre dall'applicazione, potremmo accedere e guardare cosa ha registrato la micro SD, come vi ho detto, sia quando qualcuno ci suona, sia quando qualcuno passa davanti alla nostra porta, se abbiamo attivato la funzione di rilevamento del soggetto. Poi se io vado a cliccare qua vista live, vedrò in live quello che sta inquadrando la videocamera. Poi ovviamente tutto va in base anche alla qualità del segnale del wifi. Io adesso il router ce l'ho molto lontano, quindi ci mette un attimo a caricare, e qua adesso abbiamo la vista live di quello che inquadra la videocamera. Quindi ragazzi avete visto che veramente è pazzesco, perché è di una comodità incredibile. Adesso vi faccio rivedere, vado a cliccare, anzi sposto un attimo in avanti la mia porta, vado a cliccare il campanello, vedete che si è acceso il display, io mi metto qua e vi dico ciao ragazzi, mi aprite la porta, vorrei raccontarvi di com'è bello e fantastico questo prodotto EZ-Vize. Mi sono spiegato che figata incredibile che è, cioè altro che lo spioncino in cui guardiamo dentro, in cui non capiamo nemmeno chi c'è. E poi la cosa bella è che possiamo anche parlare oltre che guardare ovviamente, e non parliamo attraverso una porta ma parliamo attraverso dei microfoni, quindi anche l'audio è molto più pulito, non bisogna urlare, cioè veramente ragazzi è fantastico. Ovviamente qua non vi posso far sentire perché poi entra la mia voce nel microfono e diventa un casino incredibile, ma è pazzesco. E poi come vi ho detto abbiamo anche tutte le impostazioni classiche per quanto riguarda i dispositivi EZ-Vize. Quindi se io entro nelle impostazioni ho la possibilità di regolare praticamente tutto come se fosse una videocamera di sorveglianza classica di EZ-Vize. Quindi potremmo decidere se avere o no il rilevamento dei movimenti al di fuori della nostra porta, regolare anche la sensibilità, vedete, da bassa, media, quindi possiamo regolarla con la sensibilità che vogliamo. Dopodiché abbiamo anche le notifiche, quindi possiamo decidere che notifiche avere, vedete anche le notifiche audio, notifiche col messaggio, cioè veramente di tutto, anche rispondi chiamata alla porta, che poi è quella notifica che vi arriva, cioè in realtà è una chiamata che vi arriva, qui noi possiamo direttamente rispondere dallo smartphone ovunque noi siamo, ragazzi, ovunque, perché comunque lui è connesso alla rete wifi domestica e noi con lo smartphone potremo essere dove vogliamo e potremo rispondere. Quindi anche quando non siamo a casa, non c'è nessuno a casa e magari un malintenzionato suona per vedere se c'è qualcuno in casa per poi tentare magari di entrare, potremmo rispondere da qua, quindi per lui noi siamo a casa, quindi non è che dice ah no mi stanno rispondendo da uno smartphone, no, per lui noi saremmo a casa.
Quindi qua abbiamo appunto le notifiche, poi abbiamo audio, qua vedete abbiamo audio, quando è disabilitato la vista live e i video registrati saranno senza audio, e qua ovviamente possiamo decidere se attivare o meno, quindi tutte diciamo le opzioni che siamo abituati ad avere con EZViz. Poi abbiamo immagine, che è dove abbiamo la possibilità di decidere come funzioni la videocamera a livello di immagine, per un discorso anche degli infrarossi di notte, perché come vi ho detto al buio lei riprende con gli infrarossi, quindi vedremo in bianco e nero, ma vedremo benissimo, quindi anche il buio non gli fa paura, lei è adatta per qualsiasi situazione. Poi abbiamo impostazione dello schermo, quindi potremmo decidere, adesso vado a girare, come questo piccolo schermo da 4,3 pollici debba comportarsi. Non vi ho detto che lui ha una qualità di 1080p, quindi un display ad alta risoluzione, quindi davvero tanta roba per quello che riesce a darci a livello di qualità. Quindi possiamo andare nelle impostazioni e dirgli riattivazione automatica. Cosa vuol dire? Quando viene rilevata una persona, lo schermo si attiva automaticamente con un maggior consumo, che ogni volta che la videocamera in sorveglianza rileva un movimento lui si accende, ma questo potremo attivarlo o disattivarlo. Ovviamente questo comporta un maggior consumo della batteria. Poi abbiamo la luminosità, quindi potremo andare a regolare la luminosità del display. Adesso vado ad accenderlo. Potremo andare ad alzare la luminosità. Adesso l'ho messa al massimo, vedete che si è alzata. Ovviamente ci vuole un attimo perché è tutto in wireless, però vedete che adesso la luminosità si è alzata. Poi possiamo andare a decidere quanto lui stia acceso, in questo momento è impostato a 10 secondi, dopodiché si spegne. Però possiamo andare anche ad aumentarlo ed arrivare fino a 30 secondi, ovviamente questo comporta un maggior consumo della batteria. Per quello che vi ho detto, in base alle impostazioni che andiamo a scegliere, possiamo arrivare fino a 3 mesi di durata della batteria, o ovviamente andremo a diminuire la durata della batteria in base a tutto quello che gli andiamo ad attivare o meno. Poi abbiamo luce, cosa vuol dire? Indicatore di campanello, sì, perché il pulsante del campanello, cioè questo, è illuminato di azzurro, ok? Se io vado a disattivarlo, adesso ovviamente ci vuole un attimo, il LED è spento, quindi non ho più la lucina azzurra intorno al campanello, però sicuramente quando è buio, quando c'è poca luce è comodo, però ovviamente anche quello ha un po' di consumo, anche se è un piccolo LED non consuma tantissimo, però ha un po' di consumo, quindi dobbiamo sapere tutte queste cose se attivarle o no. A me piace illuminato di azzurro, devo essere sincero. Poi abbiamo batteria, in questo caso 55% di batteria, quindi abbiamo sempre sia nello smartphone ma anche nel display, perché se io vado ad accenderlo qua in alto ho la batteria, quindi vedete 55% di batteria che dopo un po' va via, ma se vado a riattivare vedete che comunque ho ancora la batteria. E qua abbiamo la data e l'ora, perché comunque anche nel video che andremo a registrare nella micro SD avremo in sovraimpressione sia la data che l'ora, perché comunque è un dettaglio importante. E poi abbiamo tutte le altre cose di configurazione, dove potremo andare a modificare il wifi, archivio cloud, che però è un archivio che non siamo obbligati ad utilizzare, ma se ci interessa potremmo fare un abbonamento e avere un archivio cloud, quindi oltre alla micro SD potremmo avere un cloud dove verrà registrato praticamente tutto quello che succede di tutte le nostre EZViz, ma non siamo obbligati ad averlo. Poi abbiamo gestione e archivi, scheda di memoria, in questo momento non ce l'ho inserita, nel caso fosse stata inserita io cliccavo su scheda di memoria e potevo anche andare a formattare la scheda di memoria per cancellare tutti i dati che c'erano all'interno nel caso volessi cancellarla. Poi abbiamo condividi il tuo dispositivo con altri, questa è una voce interessante perché noi saremo sempre gli amministratori di questo spioncino o di una videocamera di sorveglianza di EZViz, ma possiamo anche volere che altri possano diciamo accedere alle nostre videocamere o a questo spioncino. Noi saremo gli amministratori dal punto di vista delle configurazioni e via dicendo, ma anche gli altri potranno accedere e vedere quello che succede, ed è sicuramente comodo per questo spioncino, soprattutto se è installato in una casa di magari dei nostri genitori anziani, o come vi ho detto se lasciamo a casa magari i bambini da soli anche solo per mezz'ora, quindi magari sarebbe utile condividerla magari con nostra moglie o la nostra compagna piuttosto che i nostri genitori e via dicendo, in base a quello che appunto è la nostra situazione familiare e dove è installato un prodotto di questo tipo. Quindi ragazzi, avete visto con che semplicità
si installa perché è di una semplicità pazzesca. Avete visto come si configura in maniera semplice, cioè davvero elementare, come tutti i prodotti ZViz ormai ci riescono a dare tantissima tecnologia in maniera elementare, cioè in maniera super semplice. Chiunque è in grado di utilizzare questi prodotti, anche senza che sia un esperto di tecnologia, senza che sia un appassionato di tecnologia, cioè veramente è davvero per tutti e soprattutto per tutte le età, perché un prodotto così, ragazzi, come vi ho detto, in casa di un anziano è tanta roba, perché sappiamo come i malintenzionati tentano di entrare nelle case degli anziani o come tentano di entrare negli appartamenti suonando e aspettando di vedere se ci sia qualcuno o meno a casa. Quindi noi qua potremo rispondere, e per il malintenzionato ci sarà sempre qualcuno a casa, cioè ragazzi, davvero tanta roba. Vi lascio qua sotto in descrizione il link di Amazon, perché comunque ZViz vende direttamente su Amazon, quindi vendono direttamente loro i prodotti su Amazon, però la spedizione di Amazon, quindi abbiamo anche diciamo tutte le garanzie, tutta la copertura di clienti data da Amazon, che anche questo è tanta roba sotto tutti gli aspetti. Quindi ragazzi, veramente è incredibile, prodotti di questo tipo in più gestiti da Amazon diventano veramente una cosa pazzesca, diventano una coppiata incredibile. Quindi ragazzi, se questo mio video riguardante il DP2C, lo spioncino smart di ZViz, vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, spoiler di tantissime cose che arrivano qua sul canale. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni, la tecnologia in generale, quindi anche di lui probabilmente arriveranno i coupon sconto, comunque le offerte riguardanti il mondo e ZViz. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.